Ronaldo, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, siamo su Handball Talk, nuova puntata, nuova settimana e un nuovo ospite, o meglio, uno dei due è sempre lo stesso. Buongiorno, ciao Gigi Di Marcello. Ciao Matteo e ciao a tutti, oramai non mi puoi più definire ospite. No, infatti sei assolutamente padrone di casa e sentite già la risata invece dell'ospite di oggi che è Adriano Di Maggio, siamo felicissimi di averti con noi, ciao Adri. Buongiorno a tutti, un piacere stare con voi. Allora, ragazzi, inizia a diventare sempre più difficile commentare un po' la situazione sportiva. Adri, inizierei da te perché ormai sono tanti giorni, tante settimane che siamo costretti in casa e la mancanza purtroppo della pallamano si fa sempre più sentire, anche se naturalmente è una situazione obbligata. Sì, queste restrizioni, questo blocco, questo fermo totale della pallamano è veramente un disastro, speriamo per tutti, a partire dalle società, dalla federazione, dai giocatori, che si riparta, perché abbiamo tutti bisogno di sfogare, di stare in campo, di praticare questo sport bellissimo. A me personalmente manca tantissimo, al di là dell'attività fisica, proprio il viverlo, e questo penso sia un messaggio da parte di tutti. Al di là di questo stop, che sicuramente credo che quest'anno sia finito per tutti, la preoccupazione più grande è di quando riparta. Spero che riparta, perché col discorso delle se il ministro, se dall'alto non fanno ripartire tutte le società di tutti i tipi di sport, può essere già un problema. Perché certo, lo è stato questo fine di stagione, però può esserlo anche per l'inizio della nuova stagione. Certo, sicuramente, tra l'altro Gigi, quello che si sente sempre più dire è che cambierà un po' il nostro modo di vivere, no? Quindi probabilmente, a prescindere che si torni a giocare o no, cambierà anche forse il modo un po' di vivere, come posso dire, la quotidianità sportiva, no? Di gestirsi, le norme igieniche, avremo un periodo di convivenza lunga con questa situazione. Sì Matteo, è una situazione chiaramente in divenire, anche le norme, gli aggiustamenti, le indicazioni e gli obblighi cambiano quotidianamente, è ancora una materia, diciamo, informe, ancora non è ben delineata. Sicuramente ci dobbiamo aspettare che le cose cambino, sicuramente dovremo fare a meno del pubblico per un po' di tempo, sicuramente ci saranno degli accorgimenti obbligatori, ma sicuramente la cosa importante è che si rinizi il prima possibile. Sono d'accordo con quello che diceva Adriano prima, dato che ancora sui giornali sportivi sono tutti concentrati sul forse si ripartirà a giugno, stanno studiando come far ripartire, quindi si parla ancora di cercare di trovare una soluzione ai campionati passati, ok? Il problema, secondo me, in questo momento la cosa ancora più importante è l'attenzione ancora più grande dovrebbe essere data non tanto a come finire, ma a come riniziare. Esatto. Perché secondo me la strada adesso è quella di bloccare, di sospendere, di non consegnare i titoli, insomma un po' dappertutto, credo che sia una necessità trasversale per tutti i tipi di attività. Quindi più che cervellarci di come finire, secondo me inizia ad essere obbligatorio pensare a come riniziare nel migliore dei modi, ecco. Sì, sono assolutamente d'accordo. Come dicevi tu, le notizie ormai arrivano, sono arrivate tante da tutta Europa, ne arrivano sempre di più. In settimana la Francia, anche per il massimo campionato, ha chiuso definitivamente la stagione, ha assegnato il titolo al Paris Saint-Germain, e aspettiamo invece, l'unico che è rimasto in piedi, l'unico campionato, è la Bundesliga tedesca maschile, perché lì ci sono interessi legati ai diritti televisivi, quindi a Sky Sport e così via, quindi ancora stanno aspettando. C'è la notizia tra l'altro anche che la Final Four di Champions League si giocherà, se si giocherà, a dicembre. Questa è un'altra cosa per far capire quanto questa situazione abbia impattato
su tutti noi. Tornando, Adri, un po' alle notizie della settimana, un po' alle cose terrene, diciamo. Volevo commentare con te e con Gigi, che siete tutti e due di lunghissima militanza e lunghissima esperienza. C'è stato l'annuncio da parte della squadra finlandese del Cox, che tra l'altro tu hai affrontato anche con me Pressano, dell'acquisto di Stefano Arcieri alla sinistra del Bolzano e soprattutto alla sinistra della nazionale. Sono sempre più i ragazzi che cercano questa esperienza, no? Questa esperienza fuori. Guarda, ne parlavo con Valerio San Paolo l'altro giorno riguardo di questo. È un giocatore della nazionale, è promettente, sta già dimostrando di valere e di fare delle cose eccezionali. Per me è un buonissimo giocatore, ha dei margini di miglioramento importanti, messo in una squadra dove puoi essere il, fra parentesi, il peggiore di tutti, è solamente un beneficio, perché una volta che ti confronti tutti i giorni, due volte al giorno, contro dei giocatori che sono più forti di te, la forza di inerzia ti porta a migliorare. E questo è un beneficio, questo è il sacrificio che dovrebbero fare tutti i pallamanisti italiani, perché loro affrontano tre tipi di campionati, hanno fatto l'anno scorso la Champions League anche con ottimi risultati, fanno l'altra Lega, fanno il campionato interno finlandese. Secondo me è un buon trampolino, oltre al fatto che non sono un trampolino, è già una bella dimostrazione, è già un bel campionato da affrontare. Poi non è l'unico nel ruolo, credo che Tamina dovrebbe restare, quindi sono in due a giocare avanti a lui, anche un signor giocatore. Loro credo che quest'anno facciano la Champions. Faranno lui migliore. Sì, no, allora, in realtà questo è un discorso, lo spiego velocemente perché ho letto anche un po' di notizie su questo. In realtà ci sarà un cambio delle coppe europee il prossimo anno, quindi la Champions League sarà solamente a 12 squadre e le altre squadre, come il Cox, giocheranno quella che verrà chiamata European League, quindi cambiano tutte le coppe sostanzialmente. Quindi loro giocheranno la European League, che è la EHF Cup di adesso, ma è una supercoppa, è una coppa importante, perché ci sarà, perché considera che la Champions League avrà una riduzione del numero di squadre enorme rispetto a quello di adesso. Quindi Champions League o no, è andato in una squadra molto ambiziosa. Esatto, è come sarà la seconda, facendo un paragone, è come se lui tutti i giorni svolgesse allenamenti di nazionali e partite internazionali. Quindi quale migliore piattaforma per migliorare? Per lui è fantastico, anzi ti faccio tutto l'in bocca al lupo, auguri per tutta la stagione e per il proseguo della sua carriera. Per me ha fatto un'ottima scelta, io dico quello che penso. Gigi, tu hai un rapporto, lo possiamo dire, siete entrambi teramani, e tu hai un rapporto anche piuttosto stretto, no, con Stefano, quasi da zio. Ma sì, è stato, come dire, sempre un ragazzo con il quale ho avuto sempre un rapporto di simpatia particolare, no? Sono stato sempre un po' la chioccia, se vogliamo, per alcuni aspetti, quindi... ho un'affezione, sicuramente un occhio di riguardo particolare nei confronti di Stefano. Le mie domande che avrei fatto ad Adriano sarebbero state: cosa pensi di Stefano Arcieri, cosa pensi del Cox e cosa pensi di Stefano Arcieri al Cox, e ha risposto già ampiamente a tutte e tre queste domande. Sono concordo pienamente con lui, è un ragazzo di un talento infinito, con margini di miglioramento importanti. Andare in una squadra come il Cox può solo fare che bene. È normale che poi, come tu ben sai, Adriano, perché comunque hai fatto delle scelte importanti, andare in un altro... ci sono sempre molte variabili, no? Ok? Perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato spesso e volentieri cambia. No, in questo caso può cambiare, nel senso che non ci sono regole matematiche scritte, no, se vogliamo. Perché? Perché sicuramente la Finlandia è un posto particolare dove uno si può trovare bene o si può trovare male, ma sono sicuro che Stefano, che è così proiettato, è così serio, così volenteroso, così affamato di crescere, e soprattutto è quello che ha sempre fatto. Lo ha fatto a Teramo, lo ha fatto a Fasano, lo ha fatto a Cingoli, lo ha fatto a Bolzano. Lui si è sempre messo, come dire, mordendo il freno e mordendo le caviglie di chi gli stava davanti, ha sempre cercato di
primeggiare, di migliorare e di aumentare il minutaggio e di crescere. E in questa fase è uno step successivo, quindi sicuramente è uno step della sua crescita. Gli auguro tutto il bene, la consacrazione della pallamano che conta, ha tutte le carte in regola per potersi sedere a questo tavolo, ecco. Esatto, hai detto bene. Invece Adriano Di Maggio, intanto mi levo una curiosità, se ha mai pensato di fare un'esperienza all'estero? Sì, ognuno di noi penso che abbia avuto l'opportunità di andare fuori, anch'io ho avuto 2 o 3 opportunità, la più grossa è appena sono arrivato qui 10 anni fa dal Bresciano, sia io che mia moglie, e ho ricevuto l'offerta dal Wisla Plock, dove era una signora squadra fortissima, dove l'allenatore ai tempi era Lars Walter, che è stato l'allenatore che l'anno precedente o 2 anni prima mi aveva allenato a Conversano. Poi avevo avuto altre 2 o 3 proposte, però diciamo la più grossa e importante è stata quella, e poi un'offerta quando ero l'ultimo anno a Conversano, l'Emsdetten, che è una società di seconda linea che poi doveva salire in Germania, e anche lì mi hanno messo il contratto sul tavolo. Ho preso altre scelte, tutto qui. Poi a Conversano non bisogna sminuire sempre il campionato italiano, a Conversano avevamo uno squadrone ed erano tempi dove i campionati erano di alto livello e Gigi ne sa qualcosa, e erano tempi in cui c'erano i giocatori che venivano a giocare in Italia, adesso è un po' viceversa, era un'altra situazione, era un'altra situazione sociale, politica, economica, geografica, pallamanistica, è difficile fare un raffronto, ecco, c'erano tante variabili di... Ma certo. Esatto, poi comunque diciamo in sostanza l'offerta più grossa l'ho avuta dalla società polacca del Wisla Płock, però avevo dato la parola a Lamberto, il presidente della Pallamano Bresciano, non me la sono sentita per niente perché era appena arrivato qui, mia moglie aveva già trovato, ci eravamo già ambientati, ci eravamo già sistemati, non me la sono sentita di cambiare, non ho fatto diciamo una scelta egoistica, ho pensato al bene della famiglia. Tutti noi facciamo delle scelte, io ho fatto la mia, se potessi tornare indietro farei lo stesso, perché in questo momento sto bene, non mi manca niente. Poi potevo ambire a degli step più alti alla pallamano, però ho fatto questo, non rimpiango niente. Anche perché, permettimi una battuta, da Conversano a Trento è un po' andare all'estero, se andare all'estero vuol dire cambiare gli usi, i costumi, le abitudini, la tipologia di vita, quindi se stravolgere un po' la propria vita è come dire, fa a braccetto con l'idea di andare all'estero, in qualche modo hai conservato la lingua, ma anche tu sei andato all'estero. Adri, tra l'altro sì, tu sei anche sceso di categoria quando sei andato a Bresciano, se non ricordo male, sì, vero? Sì, è stata una bella scommessa, alcuni non appoggiavano la mia decisione, però avevo l'esigenza di cambiare e poi... Non perché non stessi bene a Conversano, non ho avuto nessun tipo di problemi, fortunatamente, con nessuna persona di Conversano. Io amo la società per il quale ho giocato, ho cominciato a giocare, è il mio paese, sono i miei colori. E poi fortunatamente sono venuto in questa comunità bresciana dove veramente non mi trattano tuttora bene, sono 10 anni che sono qui, quindi probabilmente questo matrimonio funziona. E dopo niente, ho fatto una scelta di famiglia perché non me la sentivo di andare in Polonia a fare il professionista, e poi mia moglie la spostavo dalla Puglia e veniva con me, ci siamo spostati qui, poi non me la sono sentita, ho fatto le mie scelte, non me la sono sentita. No, hai trovato casa, dai. Parlava solamente di scelte egoistiche, sportive, non lo, ho preferito non farle, tutto qui. Certo, hai trovato casa, dico, ormai a Bresciano, veramente hai trovato una famiglia, insomma, una famiglia sportiva intendo chiaramente. Sì, non può, poi abbiamo avuto anche vincere con un'altra squadra che non sia il tuo paese, è veramente tanta tanta roba, lo auguro a tutti, perché quando si fa parte di queste comunità, quest'anno sono 500-600 abitanti, dove lo sport lo vivono veramente come un lavoro, cioè ci mettono la passione, no? Ci mettono tutti, certo. È proprio una cosa bellissima. Quindi una comunità così piccola che riesce a portare un qualche titolo a livello italiano, a fare qualcosa di così importante qui, per i parametri che ci sono qui, per le realtà che ci sono in giro, noi abbiamo fatto, per me, un'impresa quella che abbiamo fatto, e spero si continui a ripetere, perché le persone, la società, i giocatori, i tifosi la vivono veramente come una seconda famiglia, vengono a palazzetto col gusto di vedere e di vederci, ci vengono in settimana, diciamo è una bella realtà, veramente, non posso dire niente. Gigi,
Matteo, niente, volevo solamente dire che per confermare e rilanciare tutto quello che ha, e rimarcare più che rilanciare tutto quello che ha appena detto Adriano, diciamo che sia lui che Valerio sono stati i due cardini o due tra i cardini di una società che da 10 anni, ricordiamolo, perché non è importante vincere, o meglio, è importante vincere, ma convincere. E il Prestano è una società che ha vinto la sua scommessa, che da 10 anni che è, non solo è nella massima serie, ma è sempre puntualmente tra le prime 4 squadre. È il vero sogno italiano della pallamano, per molti l'ha sempre rappresentato, no? Se vogliamo, è una squadra che gira intorno, come ha detto, come ha ricordato Adriano, intorno ad una comunità, con dei giocatori, con uno zoccolo duro di persone che sono non sono stati fatti in casa, ma sono entrate in casa nella famiglia Prestano, e intorno a questo zoccolo duro hanno saputo integrare, costruire, ampliare con sempre la giusta oculatezza e con i giusti interventi anche di ragazzi stranieri e italiani che sono passati, hanno contribuito a che il Prestano abbia avuto il suo ruolo nel gota della pallamano italiana negli ultimi 10 anni. Tra l'altro, lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, credo, no? Certo, questo non c'è dubbio. Vai, vai, Adri, devi aggiungere. Le tue parole sposano appieno la mia linea di pensiero. Purtroppo quest'anno è stato un anno, questo è per me l'anno più difficile, il decimo anno, l'anno per me più difficile. Abbiamo attraversato un cambio di allenatore, un altro cambio di allenatore, alcuni giocatori, il sottoscritto anche, eravamo fuori dalla rosa, abbiamo dovuto aspettare diversi infortuni, insomma abbiamo dovuto affrontare diversi ostacoli, ci stavamo riprendendo, però purtroppo il campionato si è fermato, ci sono cose più importanti adesso. Spero solamente che la federazione e chi dall'alto della nostra federazione, di seguito anche rapportato con le società e i giocatori, trovino un sistema per ripartire, perché avevo sentito delle voci che alcune società non vogliono iscriversi causa problemi economici e quant'altro. Spero che in qualche modo le federazioni si impegnino ad aiutare queste società, che come le federazioni avranno problemi economici e quant'altro, però in qualche modo si trovi un progetto, un qualcosa per ripartire e per continuare ad andare avanti, perché negli ultimi 5-6 anni secondo me ci siamo ripresi, si è alzato il livello, si è alzata la competizione. Quest'anno è il decimo, quest'anno se voi vedete rispetto agli altri anni è stato l'unico anno che nel corso della stagione ci sono state 5-6 prime in classifica, cosa che non succedeva da tempo, che c'era una squadra schiacciasassi che fino alla fine portava a vincere il titolo o fino alla fine vinceva tutto. Quest'anno è veramente, quest'anno e l'anno scorso sono stati degli anni bellissimi, intensi. Questo significa che il livello della pallamano italiana si è alzato, e non vorrei che magari che con questo problema del coronavirus, che purtroppo ha colpito tutti, si torni indietro di tanti anni. Quindi io chiedo uno sforzo da parte di tutti, che non sarà facile, di portare avanti questi tipi di progetti che sono importanti per far sì che il movimento della pallamano italiana cresca. Certo, sicuramente è un discorso da estendere a tutto il sistema sportivo italiano, non solo chiaramente alla pallamano. Puntava a questo, esatto. Matteo, tu meglio di me che sei in federazione puoi dirmi o ufficializzerete tutti i movimenti che ci saranno da fare, siccome avevo sentito alcune società che si ritiravano a Favara, cioè è un dispiacere, perché sono società che esistono da 10-20 anni e che sappiamo meglio di tutti che andare di questi periodi in giro a cercare degli sponsor non è facile. Certo, sicuramente, tra l'altro in questo periodo è proprio questo uno dei problemi principali, chiaramente con le aziende in difficoltà diventa difficile anche per le società sportive reperire sponsorizzazioni, quindi questo è sicuramente un tema che poi no, chi è maggiormente deputato a farlo sicuramente si è già posto e si porrà nei prossimi mesi. Gigi, volevo riprendere le parole di Adriano su quanto riguarda il campionato, perché lui ha detto che c'è stato sicuramente le ultime 2 stagioni, questo è un dato innegabile, sono state entusiasmanti, avvincenti, combattute, con belle partite, ripeto, incerte tutte le settimane. Possiamo dirci contenti, no, di questo? Stiamo vedendo un bel campionato, un campionato che si lascia guardare, ecco. Diciamo che negli ultimi anni, soprattutto quest'anno,
posso chiosare in un modo, il Bolzano ha avuto filo da torcere, perché questa è un po' la chiave di lettura, cioè sono d'accordo con il fatto che sottolineava Adriano, cioè che c'è stato un avvicendamento nel primo posto della classifica di 5 squadre. Altro dato importante è che i due titoli in palio sono stati vinti senza discussione dal Bolzano, in qualche modo. Un Bolzano che era ritornato a pieno ritmo, che era partito male, che aveva ritrovato i suoi giri e che probabilmente nel punto in cui è stato stoppato il campionato, se qualcuno avesse scommesso, quasi tutti avrebbero scommesso sul fatto che il Bolzano sarebbe stata la squadra da battere. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi, insomma, ecco, questo è un altro dato. Quindi Bolzano squadra comunque da battere, in ottima salute, nonostante un campionato sicuramente più equilibrato degli altri anni, testimonianza del fatto che c'è stato questo avvicendamento così, insomma, di queste 5 squadre sulla vetta della classifica. Quindi niente, insomma, speriamo che si recuperi il più velocemente possibile. Poi Matteo, volevo dire un'altra cosa che abbiamo sottolineato, come dire, per fare la liaison di tutto. Ti ricordi che la scorsa settimana parlavamo della possibilità di giocarsi playoff scudetto quest'anno? Sì. A questo punto della stagione, con tante voci e tanti rumors che si rimbalzano sul fatto che ci saranno il prossimo anno molti movimenti, si potrebbe trovare una situazione kafkiana nella quale si potrebbe giocare, o si può immaginare di poter giocare, una Final Four di campionato, una finale a 4 per la finale del scudetto, con tanti giocatori che probabilmente, certo, oltre la condizione, oltretutto tanti giocatori che già sanno di non giocare più nel prossimo anno, nel prossimo campionato, forse troppi già sanno che cambieranno, quindi insomma potrebbe essere un dato che ulteriormente potrebbe incrinare questo tipo di opzione. Sì, certo. In questo momento credo che sia un'opzione piuttosto remota, devo dire la verità, almeno per quella che può essere la mia umile percezione. Credo che sia difficile, però sì, effettivamente hai posto un tema importante, perché io ho letto anche, non è un segreto, l'ho letto sui suoi canali social anche di Mate Volarevic, che ha salutato i compagni di squadra, quindi questa è un'altra notizia. E questi sono dati ufficiali, sono ufficiosi. Quindi stiamo parlando di due giocatori di una squadra che dovrebbe teoricamente giocare questa stessa Final Four. Cambiando invece argomento e tornando ad Adriano, Adri, io e Gigi, come al solito, prima di telefonare poi al giocatore da intervistare, ci telefoniamo, facciamo un po' il punto e abbiamo sicuramente individuato un dato nella tua carriera, soprattutto a Pressano. Hai vinto tantissime esperienze di alto livello, anche diversi infortuni importanti. Come si riparte tutte le volte? Si ricomincia da capo? Con che testa si ricomincia da capo dopo gli infortuni? Ecco, hai al ginocchio che hai subito tu. Tre ne hai subiti, se non sbaglio, vero? Sì. Ho avuto la fortuna di avere tre infortuni. Guarda, mi sono rotto tre volte i legamenti crociati. È praticamente un legamento e una corticella. E la prima volta mi sono rotto in semifinale scudetto contro il Conversano. Mio cugino Davide Di Maggio involontariamente passato da dietro, stavo iniziando a saltare per andare al tiro e mi ha toccato. La prima volta che mi sono fatto male sembrava mi fosse cascato il mondo addosso, perché ti senti Rambo, perché ti senti, non è possibile, non concepisci il fatto che ti possa fare male. Invece questo accade, non bisogna piangere. La prima volta è stato tuo cugino, la seconda volta è stata tua moglie, evidentemente c'è qualche problema di famiglia. No, però veramente te lo dico da sportivo, non professionista ma professionale, la cosa che ti porta avanti è non ti devi girare niente, devi lavorare, ti devi rialzare di testa e ti devi mettere gli obiettivi in testa, perché se tu vuoi continuare a fare questo sport ti devi allenare e devi avere la forza di riprenderti. Non è facile, è l'augurio pure che faccio al mio amico di squadra Ginko Dedovic, non è facile quando ti rompi un ginocchio, perché ti sembra che ti caschi il mondo addosso, soprattutto la prima volta. Al di là degli anni di quando tu sia rotto, la cosa più importante è avere un piano,
qualcuno che ti segue in maniera professionale, anche se uno lavora, anche io lavoro da 10 anni, però col fatto che lavoro mi faccio seguire, vai ai centri specializzati e vieni seguito, ti dicono quello che devi fare, ti riprendi, se ti fidi del lavoro che stai facendo per modo di collaborazione, e poi poi alla fine pian piano passano le paure, rientri in campo, hai la fiducia degli amici di squadra e poi rientri, perché la voglia è quella che fa la differenza, ancora di più per i professionisti che vivono di questo, lo devono vivere in maniera ancora più professionistica, quindi gli infortuni fanno parte del gioco, cioè se io vado in macchina rischio di fare un incidente, se entro in campo devo mettere in conto che posso spaccarmi le gambe, poi non è un problema, è una cordicina, ripeto, la mettono e basta, torni come prima. Non, a me gli infortuni non mi fermano e sono ancora con tanta voglia di giocare, non posso dire niente. Ho avuto amici che si sono infortunati, hanno avuto, poi prendi forza anche dalle persone che vedi che reagiscono, che si mettono in piedi con una certa forza. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa. A me piace rialzarmi, piuttosto mi prendo 2 schiaffi, mi prendo una delusione, vado e li faccio per terra e mi rialzo. Io sono fatto così, ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Gigi. Allora, parlo anch'io per cognizione di causa, purtroppo anch'io, grazie a Dio, non 3 volte, ma basta una volta per rompersi il crociato per capire quello di cui sta parlando Adriano, no? Con cognizione di causa. Volevo aprire un file, se vogliamo, perché è tutto vero quello che ha detto Adriano, verissimo, sottoscrivo, la voglia di rialzarsi, la grinta, la capacità di immaginare il futuro, la capacità di lavorare seguito da persone capaci a cui affidarsi. Un altro dato è avere la fortuna, tra virgolette, di rompersi in un posto più un altro non fa fa proprio la differenza. Cioè, mi spiego, entro nel dettaglio. Adriano si è rotto 3 volte il crociato all'interno di una società che ha sempre contato su lui, che l'ha fatto stare tranquillo, che l'ha aspettato, che comunque ha sempre voluto un Adriano Di Maggio, perché ha sempre puntato su un Adriano Di Maggio anche con una gamba sola. Ok? Anche io quando mi sono rotto il crociato a Siracusa ho recuperato sapendo che comunque il Teramo mi avrebbe riaccolto, che comunque avevo già una squadra che voleva che dessi il mio apporto, quindi è più facile avere questo tipo di stimolo. Altra cosa, per esempio, è rompersi un crociato senza avere nessun tipo di tutela, magari a fine stagione, senza sapere dove andare il prossimo anno, con la difficoltà di recuperare e di farsi riaccettare da un'altra squadra, insomma, sono situazioni diverse. Sì, parli benissimo, hai ragione. Sia io, sia Adriano, in modo diverso abbiamo avuto delle fortune innegabili, sulle quali poi è giusto ed è doveroso, è obbligatorio lavorare, impegnarsi, perché questo non ti dà il diritto di sbaccare, anzi no. Però sicuramente se una società ti conferma, hai detto certo. Benissimo Gigi, se una società ti conferma e ti sei fatto male per 3 volte, tanto di cappello, il prestano sa che qualsiasi cosa io devo fare, peccato avere voluto giocare, mi sono fatto male l'anno scorso in finale scudetto, guarda, non tocchiamo sto tasto perché è un tasto proprio dolente, ci credevamo in una maniera incredibile l'anno scorso nel vincere lo scudetto, purtroppo certo. Non ci siamo riusciti, però abbiamo certo. Dato tutto, avrei preferito giocare le 2 gare, avrei fatto di tutto per giocare quelle 2 gare, purtroppo non ho avuto questa fortuna, mi sono operato quanto prima, ho fatto una riabilitazione ad hoc, purtroppo non sono arrivato a giocare la Supercoppa al quale ci tenevo, avevo puntato l'obiettivo, il mio obiettivo era la Supercoppa, non ci sono riuscito, i miei amici di squadra hanno onorato la Supercoppa nella maniera più eccellente possibile e poi sono rientrato in campo, purtroppo ero rientrato da due mesi, ero rientrato, nel tempo di rientrare è successo questo è imprevedibile, però come dici tu, a far parte per me era già un obiettivo, già il fatto che il Bressano avesse accettato le mie condizioni, mi fossi rotto per loro, perché lo fai il gioco e ti rompi in squadra per la squadra e ti riaccettano, questo ti dà la forza di dire qualcuno che crede in te è importantissimo, quello che hai detto tu è fondamentale e quindi questo mi ha dato un motivo per il quale sono andato avanti, perché alcuni dicevano Adriano, ma chi cacchio te lo fa fare di continuare, io avevo degli obiettivi di tornare e stare in campo perché non volevo finire così, per passare il termine, da stronzo, e allora ho fatto di tutto per rimettermi in campo e ci sono riuscito, purtroppo adesso aspettiamo che riparta tutto, siamo sempre collegati allo stesso fatto.
Adri, l'ultima cosa prima di chiudere è che nei giorni scorsi ho avuto modo di chiacchierare con un giocatore, non ti dico il nome, vediamo se ci arrivi, con un giocatore italiano all'estero, Mancino, che mi ha detto io quando ho iniziato a giocare in prima squadra guardavo anche come Adriano Di Maggio si allacciava le scarpe. Nicolò, Dantino. Nicolò Dantino, sì, ti ha individuato. Giorni fa. Una decina di giorni fa su Instagram, e chiedendogli poi chi fosse stato il giocatore italiano che aveva contribuito in maniera decisiva alla sua crescita, non ci ha pensato due volte, ma ha detto Adriano Di Maggio. Certo che nel ruolo di ala destra abbiamo una scelta infinita ormai di giocatori giovani che sanno giocare veramente bene a pallamano, eh. Puoi dirlo forte, ci sono. Allora, c'è Martin Sonner, Martin ormai ha affermato in tutto e per tutto, c'è Carletto Esperti, c'è Nicolò Dantino che sta facendo un percorso, per me sta giocando benissimo, sta facendo bene, non si può dire niente. Gli do un consiglio a proposito a Nicolò, di non prendere qualsiasi tipo mio di difetto perché ne ho tantissimi, prenda se c'è qualcosa, solamente qualche pregio. Tornando al discorso, La girella sicuramente deve prendere da te, questo è poco ma sicuro. speriamo di continuare a farlo se ne ha l'opportunità. E dopo abbiamo anche i ragazzi del Cassano, non so, spero di non dimenticare Bronzo, ma ci sono un sacco di mancini adesso. I Invece per Prantner quanto anche. riguarda la nazionale, Prantner, c'è un imbarazzo della scelta, un imbarazzo di scelta incredibile. In nazionale è Anche lo interamente stesso tolto Martin di di Giulio. sì, ma Di Giulio, è ben detto, ce ne sono tanti, ci sono, penso, 8-9 ali. Io credo sia il ruolo più difficile da decidere con, sai, perché se tu fai una convocazione nazionale devi convocare due o tre, magari uno ce l'hai fisso, il secondo te la giochi, il terzo non sai chi prende, perché sono in 7-8 e convocarne tre è riduttivo. Penso che non sia facile per un allenatore fare le convocazioni. Gigi Di Web. base è buono, vuol dire che il livello è cresciuto, vuol dire soprattutto. Anche perché, esatto, perché diciamo che ci sono stati anni in cui bastava essere mancino per avere un posto quasi garantito in nazionale, no? Perché c'era una moria di mancini, Esatto, esatto, no? C'era una moria di mancini incredibile. Adesso invece, non lo so, sarà stato, non lo so, una pandemia di mancini c'è stata. meglio la pandemia di mancini che di C'è coronavirus, Gigi. l'imbarazzo della scelta, ma assolutamente. Una pandemia al contrario, in realtà. C'è stato, altro che moria, c'è stata proprio una crescita spasmodica di Mancini. Bene, Ci fa bene più. così, c'è un ruolo, ma magari tutti i ruoli avessero questo imbarazzo della scelta. Iniziamo dall'ala destra, adesso speriamo che venga contagiata tutte quante le posizioni, no? Della nazionale italiana. Assolutamente, speriamo. Esatto. Assolutamente sì. Bene, io direi che siamo in chiusura. Gigi, mi dai permesso, posso chiudere? Sì, ma assolutamente. Purtroppo, come al solito, lo sai che poi Purtroppo. l'appetito viene mangiando, no? Giochiamo con i minuti. Quanti minuti abbiamo fatto al momento? Trenta, quasi 33. Ecco, come al solito abbiamo sforato, ma con il gusto e con la capacità di farlo con la stessa grazia dell'erba che cresce. Matteo, Sì, senti? sì, sì. Ora devo fare una domanda a Gigi, ma con la tua personalità, col tuo carattere, che riesci a fare amicizia pure con un sasso, in questo periodo, come fai? Allora, tua moglie fa fatica, adesso che cosa? Ha creato un muro, ha alzato un muro, proprio basta, non ne posso più. È un bene, sto facendo un elogio al tuo carattere, tu sei molto espansivo. Hai fatto amicizia con i petali di rosa, Sono saltati gli questo schemi, adesso. mi salvano gli amici immaginari, capito? Tutti gli amici immaginari, capito? Senza sostanze psicotrope, proprio amici immaginari per la voglia di parlare, quindi anche da solo, mi faranno il TSO di qui a poco e soprattutto tutti i mezzi tecnici. Ti dico l'ultimo in ordine di tempo, ho videochiamato David Cesso da Tauber, che è bloccato lì per dirtene uno su tutti, no? Matteo lo chiamo 4 volte al giorno e mia moglie, ogni tanto mia figlia e mia moglie mi nascondono il cellulare per cercare di avere una conversazione con me, perché altrimenti vivrei con le cuffiette. Vabbè, comunque. Matteo, ti Grazie per il ringrazio di complimento, avermi. Nicolò. Grazie, Adri. Grazie. Grazie a te.
E grazie a entrambi dunque per aver partecipato. Noi Gigi naturalmente ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a tutti voi che avete scelto di seguire anche questa volta Handball Talk su Spotify, su iTunes e sui canali della Federazione Italiana Gioco Handball. Un saluto a entrambi. Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao Adri, un abbraccio Matteo. Ciao. Buona pallamano a tutti, alla prossima, ciao. Il tiro è un gol pazzesco di una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!